Nel 1940 le donne che avevano conseguito la patente di guida erano circa 12.000. Nel 1960 esse erano circa 130.000. Vi è così attualmente una guidatrice ogni 5 automobilisti. Una percentuale veramente imponente e certo suscettibile di aumento, in quanto secondo gli ultimi elenchi dei candidati agli esami di guida in Piemonte, Lombardia e Lazio, esse sono in parità con gli uomini. Scusate, mi ero distratto. Comunque converrete con me che non è uno spettacolo di buon gusto, seppure un poco piccante. Per una donna la guida di un autoveicolo non è un problema più difficile che per un uomo, ma esse devono imparare a salire in macchina. Ecco, così. E a guidare con tacchi bassi e gonne larghe, si sentiranno più a loro agio. La nostra graziosa guidatrice ha poi risolto il problema delle scarpe vagolanti per il pavimento della macchina in un modo tutto suo e particolare.